Domani è Natale e quindi l'apparecchiatura della tavola di Natale è un'apparecchiatura importante, una mise en place che celebra un giorno particolare. Allora noi vi vogliamo presentare e far capire quali sono i piccoli accorgimenti che si possono mettere in atto per rendere giustizia e rendere la tavola in onore del Natale al meglio. Allora, quali sono le particolarità da mettere sulla tavola di Natale? Cosa dire allora? Cominciamo dal sottopiatto rosso, perché il rosso per Natale è importantissimo. Poi in questo caso dipende quello che mettiamo a tavola, quello che si mangia dalle portate. In questo caso abbiamo il cucchiaio esterno perché abbiamo una vellutata di ceci aromatizzata al rosmarino. Poi coltello da pesce e forchetta alla sinistra da pesce perché abbiamo un baccalà in crosta di patate. E questo è. Poi il rosso, come vedi, no, prevale nella tavola, i bicchieri, va il bicchiere da vino bianco perché il cameriere dovrà versare il vino bianco e deve essere all'esterno, diciamo, ecco così. Bicchiere d'acqua e flute per il brindisi, questa è una tavola semplice. L'errore da non fare, un errore da non commettere nella tavola di Natale. Sbagliare le forchette, sbagliare il coltello. Sbagliare la posizione. La posizione, poi insomma si sbaglia a volte. Ecco. È così, questa è una tavola semplice. No, meglio di no. Loro sono dei professionisti, quindi le regole le conoscono, però la tavola del Natale è una tavola di festa, la padrona di casa o chi si occupa di questo... Basta poco per rendere una tavola, diciamo, in onore di una festività importante come il Natale, giusto? A parte il rosso, piccoli particolari che possono rendere importante la tavola. Allora, in questo caso abbiamo deciso per il rosso, che è un colore natalizio, è un colore classico, anche se abbiamo fatto una tavola classica ma rivisitata, un pochino più nuova, diciamo. E ho fatto dei portatovaglioli molto semplici e con delle decorazioni che servono per l'albero di Natale, che poi io sono andata a formare un portatovagliolo. E così ho fatto con i sottobicchieri, un centro tavola, diciamo, gradevole, ma ecco, è una tavola molto gustosa, elegante, perché basta un po' di gusto ed eleganza. E quindi ci vuole poco, non poco, bisogna neanche sì. Spendere tante... No, perché l'importante è avere gusto. Se uno ha gusto, poi ecco, con poco riesce a tirare fuori una bella tavola elegante. Ecco, quindi si può anche, come dire, riciclare qualcosa che sia in casa, un addobbo natalizio, un qualche cosa. Sì, perché questi sono addobbi degli alberi di Natale, quindi il riciclo è una cosa che funziona bene. E soprattutto li avete fatti voi. Esatto, sì, io con le mie manine, devo dire. Ho verniciato, comunque, insomma, ecco, vado a creare con la fantasia. Ecco, loro sono dei professionisti naturalmente, però avete capito che per dare il giusto risalto alla tavola del Natale basta poco, un po' di fantasia e un po' di buon gusto. Capiamo anche cosa impone il Galateo per il brindisi. Allora, il Galateo dice niente cin-cin, assolutamente. È importante sollevare leggermente il flute e poi basta, non si deve né parlare né dire nulla. Bene, allora a questo punto il Galateo l'abbiamo compreso, facciamo gli auguri a tutti quanti. Auguri di buon Natale. Buon Natale, auguri. Auguri.